Comunque cioè... hai un botto di skin. Lei me l'ha regalata, è bellissima. E ha un emote bellissima che sembra bellissima. E io che volevo vendertela. Vabbè dai, io la vendo questa. Ragazzi, link in descrizione se volete acquistare le skin super rare. Yuk, dimmi tutto. Ma te l'ha data Imerina alla fine? Nel senso la mano per darle un bacino. Certo, il mignolino mi ha dato. Ah, ok. Tu lo sai perché sei qui in questo video? No, spiegamelo tu. Perché devi valutare il mio super armadietto leggendario. Chissà quanto hai speso. Più di 1600 euro sicuri. Donald Bastard! Quindi cosa ne pensi di Verge? Mi sembra una skin di Overwatch. È vero, soldato, ok. Super soldatissima. Non parliamo d'altro. Bellissima. Anche a me piace una vita. È tipo una che dopo aver finito l'università va a lavorare nel suo posto preferito. Guarda qua, questa è la vabbè. Vabbè, questa lei skin sai cos'è? È la Renegade Raider versione tarocca, o no? È più bella lei della... No, la Renegade è più bella. No, la Renegade. Bella, questo sono io, però... Sei tu tra 3 anni quando ti fai crescere i baffoni e ti compri un pulcino da mettere in testa. Un pulcino da mettere in testa non lo faccio crescere. Questa qui è bella solo per fare il classico video meme, ne fai uno e poi basta, non sai. Sì, che non fa neanche viso, non fanno cagare. Questi erano questa bellissimi. Questa qui profuma di competitive, mamma mia. Ma sai che li hanno nerfati, nel senso che una volta... Sì. Sì, lo sai. Ah beh, lei ce l'ho anch'io perché è natalizia, è bellissima. Tutte le skin di Natale di Fortnite sono perfette. Ma stra perfette. Non mi piace. Ti dirò una cosa, io non solo ho shoppato lei, ho shoppato anche il maschio e poi l'ho refundato. Ma io non so che cazzo c'avevo con queste skin, non so. Ma guarda gli occhi, sembra un'assassina, guarda che ma cavolo perché, ha di sotto. Boh, ero infissato con Party Rock in quel tempo, no? Capisci? Quindi tipo Party Rock. Questa qui è la versione schifosa del soldatino mimetico. Cioè, guardali, sono uguali, solo che uno è utile. No, ma povero. Questa a me piace una vita. Lei cioè... ce l'ho anch'io. Proprio lei è una skin super rara. Perché si vocifera che non uscirà mai più nello shop. Beh, non quindi per forza. Magari ai prossimi World Cup lo fanno ancora. Magari Second può Edition darsi. La skin di Imerin questa è. Ma è bellissima, dove l'hai presa? Era nello shop 2 giorni fa. Me l'hanno regalata. No, cacchio no. Tu eri a Romix. Quanto costava? 800. È vero verde. No. È bellissima. A me fa schifo. È che a te piace Imerin, vedi? È la mascherina che ti eccita, secondo me. È proprio quel non sapere com'è la sua faccia che ti eccita. Poi con gli occhi verdi simili a quelli di Imerin. Secondo ma me poi c'è qua... anche kunai, guarda. C'è proprio i kunai sul... No, vabbè, è la mia preferita, in assoluto. Questa è frusta, che però schifo. Questa si chiama fionda, anche secondo me. Però sono quelle skin che mi regalano e devo farmele piacere. Quindi chi me l'ha regalata? Che bella! Oh, è la mia preferita. Questa, sai che questa l'ho amata io per un periodo sì, e tuttora mi piace mia, ragazzi, vita. In season 3 la shoppate la usava, l'ha usata tutta la season 3. Sì, io non ho solo giocato altre skin. Skin. Questa so che ti piace una vita. Mamma mia. Mamma mia. Questa è anche puzza di pro player, o no? Non ci sì, sta un da po competitive. Sì, un po' sì, un po' sì. Ha però quel, è troppo bella. Ha quel... da competitive. Con le treccine, tu super swag, mamma mia. La giapponesona, studentessa mi sembra Daitai. Tipo un... Boh, una bambola strana. Sì, è vero, quelle maledette che ti accoltellano. Sa un po' da Overwatch questa skin, o no? Esatto, sembra un po' May di Overwatch. Ma a me piace, cioè, boh, non so perché. Saranno i pantaloncini. Ma tu le hai shoppate o anche questi sono regali? No, alcune me le hanno regalate, vecchio. Io non shoppo su Fortnite da una vita. Ma questa è nei Nairobi della casa di carta. Vero, vero, stavo per... vecchio, stavo per dirlo. Nella norma. Nella norma. Nella norma. Nella norma. Questa è proprio lei, è proprio il ricordo dell'evento più epico di Fortnite in assoluto. Che metà delle persone si è perso. Donald Bastard. E adesso vedremo una delle skin migliori in assoluto. Attenzione. Ti ricordi come si chiama questo? Fagliere il tedesco. Il tedesco, ah, vecchio. È vero. Il tedesco questo è. So già cosa stai per dire di questa skin. So già, vai, dillo. È la stessa di questa, però in tenuta da università, post lavoro, pre-lavoro. A me piace. Questa a me piace una vita, cioè ti giuro. C'è una foto di lei super sexy nella vecchia Pinnacoli, bellissima. Devi mandarmela allora, vecchio. Oh sì. Oh sì. Ma tu hai anche queste due rare. Oh sì, vecchio. Dai. Oh sì. E tu non ce le hai? No. Adesso ti farò vedere la skin che Dio. Puzza più di competitive in assoluto. Proprio lei con questo viso, capito? Perché tutti gli altri esatto. calciatori no. Ma no, questa no, sì. Lei pro player. Lei invece, pro esatto. player, esatto. Se sbagliavi a cliccare, nabbo. Nabbo. Questa pro player.
questa io posso dire che tu sei l'unica persona al mondo che ha l'eima femminile. Vecchio, hanno tutti il maschio, no, tu la femmina. Ci sta. Quindi vaffanbrodo a te che hai lo Skull Trooper. Il maschio. E questa che figa. Che skin è questa? Dove l'hai trovata? 10 euro la pagavi. Attenzione, bellissima. Sembra un fantasma. Beh. Vabbè. Vabbè. Classico. Quello stile World Cup, raga. Proprio. Lui è una skin che è passata dall'essere odiata all'essere amata da quanto era brutta. È vero. Questa è una skin che ho shoppato il giorno che è uscita e non l'ho mai usata in vita. E l'ho shoppata. Però bella. Proprio. Cioè, è tipo bella. Più sembra i Maya, quelle robe lì un po' sì, tribali. A me piacciono la vita ste robe Maya, ti dico la verità. Mm-hmm. Bella, ma meno bella perché la usano tutti. La usano in troppi. Dici? Laguna. Ma cioè, non la vedo mai. Pack. Sei pazzo? Quando è uscito lo starter pack, tutti. Vabbè, ovvio che quando esce lo shoppi e lo usi. Qual è la tua skin preferita? Laguna, cioè, è l'unica bionda. Se usi, se shoppi lo starter è ovvio che lo usi, altrimenti poi te ne dimentichi le season dopo. È vero. Questa so che a te piace perché ha questi leggings, esatto, col culetto, esatto. Immaginavo. Ma con la maschera io la tengo senza maschera. Con la maschera, le maschere sono belle solo se sono sotto. Se sono sopra fanno schifo. Questa ti assomiglia Mamma un po', mia. Devo dire. Sembra un po' un fico, però ci sta una vita. Un po' un fico. Questa mai usata io. La skin, ti giuro. Meno, anch'io proprio. Mai. Serve solo per vantarsi che si gioca dalla stagione 2. A me non piace. Ma anche questa qui prossima. Beh, a non me mi piace. Io l'ho shoppata, mai usata. Troppo mascolina. A me sembrava Rambo, tipo. Non so. Ramba. Questa qui è la versione povera del T-Rex. Cioè, il T-Rex è diventato famosissimo. Lui, io non sapevo nemmeno esistesse. Tipo la seconda volta che la vedo in vita mia. Questa skin io l'ho shoppata solo per te, bastardo infame, fa è schifo. È bellissima. Ma vai ma a cosa? Fare... Ma sto collo così coperto, mi fa schifo. Sembra un giracollo, è bellissimo. No, a me fa cagare proprio. Questa fa cagare, ma me l'hanno regalata. Zoe, mai usata. Il titolo di mia. Questa skin è famosa in America per i meme, in Italia non se l'è cacata nessuno. Fighissima, vecchio. Sai cosa penso quando vedo questa skin? H1Z1. Vero. Che c'ha la corona che spara. Vecchio, io quando vedo questa skin mi ricordo i bei vecchi tempi proprio. Lei è il peggior starter pack. Assolutamente no, vecchio. È uno dei Assolutamente migliori. Assolutamente. È l'unica tipa di questo tipo. Capelli tinti, coi trucchi. Tutta zebrata. Io me con la tromberei strani. Dalla mattina. Volevo dire, io ci suonerei la tromba dalla mattina alla sera con questa skin. Questa mi piace perché vola. Poi, però, in gameplay non vola. Esatto. Ho provato a buttarmi dalla rupe, ma sono morto. Quindi ho detto che ho contattato il supporto Epic Games perché. È un po'. Cioè, dovrebbero esatto, scrivere che non vola. Esatto, giusto. Eh sì, perché vedi che questa è per terra, ma lui vola. Cioè, non è giusto. È falsa, esatto. È falsa pubblicità questa. Lei è nuova. Beh, no, in realtà no. Però, vabbè, a me l'hanno regalata. Bellissima. Vega? Oddio, lo c'è... Questa è del pass, mai usata da nessuno, vecchio. Ma nessuno. Chi se l'ha cagata questa, poverina? Ma, vecchio, ma chi l'ha mai usata? Ma nessuno, io non l'ho mai vista in vita mia. L'avevo proprio eliminata dalla memoria. Cioè, probabilmente la usi solo per le missioni e basta. Oh sì, Vasco integrale, proprio per il popolo italiano. 60 euro mi è costata sta skin, 60 Davvero. Euro. Ah, ma è quella di Wonder. No, questa è la Honor Guard. Ah. Sì, vecchio, la Wonder costa 70 euro. Forse la avrò, ma per ora mi sono preso questa. Lei, vabbè, lei è spettacolare. A me non piace, era quella che piaceva di meno di quel... No, cioè, il colore nero è allora, sì, il nero e il bianco ci sta, esatto, è molto opaco. Questa fa cagare, una delle skin più brutte mai rilasciate, Dio. Però bella così per fare si i film, salva. Dai. Skin proprio di pass battaglia vecchi, famose per poco. Anche questa qui prossima, esatto. A me piace una vita, cioè potenzialmente questa è una delle mie skin preferite perché io vado matto per questi stivali alti così. Poi mi sa proprio da segretaria che butta giù il tavolo con un calcio e tira fuori il fucile a pompa attaccato sul fondo del tavolo, no? Hai presente? Ne ha, e fa... E poi spara, cioè proprio, boh, mi sembra... Sulle mani. Questa skin. Questa piace. Lei è orribile. A me non piace per niente proprio, ma ci sono dei miei amici che vanno pazzi per sta skin. Sì, a tantissimi piace, a me proprio purtroppo. Anche a me proprio fa cagare. Ma che merda. Bello. Questa skin. Zarris proprio, orribile, nessuno. Però è rarissima ora. Sì, è rarissima, chiaro. Posso vendere il mio account a 2000 euro? Sembra The Forest. Ci sta, ma non la userei mai. Cioè, è bella come skin, è proprio... Ho capito, ma il concept della tempesta proprio mi piace. Mamma mia, non l'ho mai vista, ma che bella.
praticamente c'ha le versioni oscure. Questa è tantissimo da H1Z1, mamma mia. Anche, sì sì, chiaro, chiaro. È ma proprio... che bella. È fantastica, vecchio. Questa Giorgino mi piace un sacco. Giorgino spaziale. È bello da quando hanno messo la possibilità di chiudere il casco. Esatto. A me piace questo, esatto, è la migliore. È proprio bello quel colore lì. Ti fa paura quando te lo vedi arrivare, questo, questo coso. Quel giallo lì. È qua. Vecchio. Vabbè. Anche questa a me fa impazzire. Per no, non mi piace. Vecchio, ma vaffanculo, le granate, palle di neve no, e no, la no, carota. No, sì, è bella, è bellissima, ma immagina usarla in un game che è la testa bianca. Io la uso come nella neve bambino. Non ti vedevi, te l'assicuro, era stupenda. È stupenda, ma sto aspettando il periodo natalizio solo per usarla. Non per il Natale, mai piaciuta sta skin tantissimo. Cioè, carina, ma mai usata o robe. Sì, ci sta. Piace tanto ai furbettini. Sì, dai, non male. Puzza di H1Z1 qui. Esatto, questa qui è proprio la skin. Si intitola Signore dell'H1Z1. Esatto. Indiana non Jones, femmina. A me piace solo lo stile così. Beh, dell'ama, dai, è bellissimo. No, è orripilante, non lo userei mai in vita mia. Una merda. Lei non mi piace, l'hanno rifatta male, però purtroppo. Non mi mai pensato nemmeno di usarla. Orribile. Twitch bellissima Prime 2.0. Lei. Mamma mia, spettacolo. Rara, rarissima. Lei bella, ma non la userei mai. Cioè, proprio una bella skin, una bella ragazza. Allora, questa è sicuramente meglio della tecnica originale. Sì, sì, decisamente. Decisamente. Comunque la maschera lì è. Sì, sì, esatto. Tu sei fissato con le maschere a Ray Marin. Io te lo dico, tu hai proprio un fetish, secondo me. Secondo me tu hai un fetish proprio. Vabbè. Mamma mia, questa è l'amo. Proprio anch'io, è tetra al punto perfetto. Esatto. Poi la morte proprio, roba guarda in stile penso alla morte. Veneziano veneto bestemmioso proprio. Sì, esatto. Con la falce sta skin è proprio la fine. Mamma mia. Io la uso sempre, spettacolare. È la fine proprio. Ecco, hai presente quando ho detto prima che lo starter pack era il peggiore quello là? Scherzavo. Esatto. Fa cagare questa skin. Bellissima. Questa era la mia skin preferita nella season 2. Stagione 1 o 2. Esatto, 2, esatto, 2. Esatto. Orribile, non mi piace. Non sapevo nemmeno esistesse sta skin. Detective Beh, io Conan. Ho la versione femminile di lui. A me piace una vita lui. Mai usata. Mazza, vabbè. Beh, questa qui, questa skin è storica, hai bisogno averla. Secondo me è overrated, diciamo. Ma cioè... no, ma non conta tanto la skin, è un po' come sì, il Galaxy. Esatto. La skin fa schifo, ma... I ricordi, esatto, lo stile, esatto. L'evento, è stato tutto troppo bello per non averla. Oh vecchio, questa io la amo. Cioè, c'è poco da fare con quella lingua. Bellissimo. Che fa blu 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 blu. Che quando ti muovi fa blu blu blu. Esatto, esatto. Carina. Potevano rifarla meglio, ma senza maglietta, no, ma tutto sporco. Sembra proprio H1Z1, cioè, quindi no, ci sta. Una merda, mai piaciuto. Ce l'ho anch'io, mi sa. Da dove si prende? Pass 5. Sì, sì, una merda. Altra skin che è brutta di fatto, però ti ricorda cose super fighissime. Sì, esatto, esatto. E poi da quando gli hanno dato suo stile è tutta un'altra storia, vecchio. Tutto super mecha. La casa di carta, starter pack figo. Ci sta. Dai, è figo. Perché ti davano la borsa dei soldi con lei. Esatto, vecchio. Esatto. Valeva i 5 euro la borsa dei soldi. Solo i V-Bucks valgono. Io ho comprato il Ranger dell'amore per le ali, che costava 20 euro. Io ho mai usato il Ranger dell'amore. Quindi, figurati. Magnifico. Magnifico. Un meme. Così magnifico. No, così no, mi fa che cagare. Che schifo. Lui cosa attenzione. Non fa? Lui cosa non fa? Non mi ricordo. Non perdona. No, non ti ricordo. Non perdona. Jack Gordon non perdona. È una meme del mio canale. Attenzione. Hai sicuramente comprato un S10, giusto? Sì. Vecchio, bella. Proprio sull'orlo del burrone proprio. Orribile. Cioè, è bella per i meme, ma non la userei mai più. Cioè, l'ho usata troppo. Che schifo sta skin, mamma mia. Farris, è proprio fa. Vedi la che tipa però bella, da Farris. La tipa di lui è bella. Questa non skin... mi piace. È carina, ma non la userei mai. Cioè, è tipo una di quelle skin che ha il set proprio perfetto, ma... Lei è molto World of Warcraft. Una merda. Mm-mm. Fighissima. Nelle sue entrambe versioni, a me piace una vita. Mi fa un po' paura quel braccio lì, ho paura che mi picchi. Io non so perché io ho shoppato questa skin. Ti giuro, io l'ho vista e ho detto, ma che figata è. Sicuramente per la carta igienica che è attaccata alla cintura. Neanche un euro spenderei per questa skin. Per fortuna che gli starter pack danno i 5 euro. I 500 V-Bucks però. Questo è orribile. Dio. Orribile. Starter pack un altro. Orribile. Tu dici che ma non che versi... cosa rappresenta poi? Che cacchio è? Sì, esatto. Una testa. Boh. Beh, tua mamma ha detto che assomiglio a lui. Eccola la skin femminile. Lei è bellissima. La amo, sì, è una delle mie bellissima. Skin. Bellissima. Non mi piace. Fa proprio delle brutte forme. Guarda. Ma lei. Storta, lei sai cos'è? Skin. Lei. Lei, se tu ci pensi bene, è la stessa cosa di lei.
È la versione femminile brutta della skin primaria. A me no, mai piaciuta, mai piaciuta. Comunque cioè, hai un botto di skin stupenda. Orribilino. La amo. Più bello l'uomo. Io l'ho scioppata perché mi piaceva il bianco. E sì, girava di spalle. Stupendo. Il bianco. Ok. È il bianco. Lei non sarà cagata. È la skin meno cagata di tutti i pass battaglia. Assolutamente sì. No, vabbè, insomma, vecchio. La seconda skin meno cagata. Insomma, vecchio. La terza skin. Vediamo se ti ricordi chi lo doppiava in La vendetta di Fra. Chiaramente, esatto, l'ho deciso il io. Traditore. Il traditore. Il simbolo di quanto Fortnite sia divertente, che cavolo. Questo è non già male carino. Per essere uno starter infatti, pack, c'è da dire. Primo starter pack in assoluto. Bellissimo. È storica questa. Questa è una skin questa storica. Questa qui è ancora una delle mie skin preferite. E puzza di pro player oltre che di OG, ti dirò. Esatto. È un pro player OG. Allora, l'unica bella tra queste è quella con le corna e mi pento di non averlo shoppato. Lei è bellissima, l'ho shoppata sì, subito. Fantastica. Allora, ha perso un po' di voga, finito tutta la cosa del cubo, esatto, Halloween, esatto, eccetera. Ma quest'anno riprende. Esatto. Io te lo dico. Star-Lord, comprato solo perché è raro. Sì, rappresentata un po' male però. Una vita, l'amo. E anche lei. L'amo anche lei. Una vita. Mi piace una vita, cioè, vedi, con le pistole, col nero dietro, no? Che strana che è questa, sembra magro. Ah, ok, ci sta una vita. Vedi che col mamma mantello, mia, quanto costava? 20 euro tutto il pasco. Bellissimo. Era quello che è arrivato con l'isola iceberg, con le stupidate lì. Non mi è piaciuto tanto. Questo è bellissimo. Questo... Peccato che sia più illuminato di un lampione di notte. Il sole illumina di meno, Dio. Infatti questa skin esatto, non la usava nessuno perché era fantastica. Ma ti vedevi dall'altra parte della mappa. Orribile. Forse la skin peggiore finale. Peggiore. No, beh, dai. Ecco un'altra skin orripilante dei pass. Mamma o no? Mamma mia. Scusa. Guarda, lei è bella, ma mi sta sulle palline solo per il fatto che ci vuole troppo per ottenerla. Bisognava prendere tutti i Fortnite inutili e orribili. Però passiamo da una skin stupenda a una skin inutile, orribile, mai usata da nessuno. Bellissima, mi sarebbe piaciuto fosse un meme più famoso. Bella bellissima, questa, col fuoco. Guarda com'è sì, bella l'animazione del fuoco. Sai cos'è questo? Un mastino lavico. Lei è troppo bella. Mettila bella allo stile. Bella solo in questo stile. Con... No, il primissimo. Con la gonnellina. Mamma mia, sembra loser fruit una youtuber. Mai è bello, usata, mi dispiace. Skin. È la versione di Omega più bestioso. Bello, peccato sia utilizzata poco. Perché esatto, è una skin bella, ma solo da vedere. Non ma è sempre così. Quando arrivi finalmente a completare il pass, non riesci neanche a goderti la skin finale. Che esce il nuovo pass vero, e tutti vogliono usare quello nuovo. Non mi piace. Né lui, né il secondo. Lui e nel fa terzo, cagare. Il terzo mi piace. E questo ce l'ho shoppato perché è un po' più duro. Esatto, però... esatto. Questa tu non ce l'hai, salva il mondo, eh. Te la danno mm-hmm, se sei salva il mondo. Eh sì, magico, vecchio. È Wizard gioco magico, questa skin. Una merda, me l'hanno regalato. Bello, ma non se l'è cagato nessuno. Fighissima. Bellissima, la uso ancora. Ci sta, è bello. Ma è ciccio gamer questa skin, dai, andiamo alla prossima. Allora, lui non mi ricordo come, forse 2000 V-Bucks costava 2000, questo. 2000, 2000. Tu sei un folle. Starter pack. No, starter pacchetto da 10 euro, 15. Ah, ok, ok. Sì, V-Bucks, sì, è durato ci sta, un po'. Secondo me. È quello della lava, il pacchetto lava. Questo, un po' basica come skin, però ci sta. Io, nella storia di Fortnite, non so se tu la sai. Fortnite? Ma lui è buono. Come buono? Lui è buono e adesso lo capiranno tutti con i cosi, con gli audio. Ma io ti ma assicuro... Ma ha fatto un casino incredibile. Ti assicuro che lui è buono. Ti assicuro. Attenzione. E lo dico oggi, 9 del 10, che ancora non sono usciti tutti gli audio. Io ho capito che lui è buono in realtà. Aspetta, eccolo Wizard Joe e Gesù. Gesù. L'originale. Wizard Joe. L'originale. Mi piacciono le lucertole e mi piace l'elettricità. Combinale. A me non piace il suo culo. La mia seconda skin preferita. Bellissima. Mi costa troppo però. Tanto. Oddio, mi ero dimenticato che esistesse. Ce l'ho anch'io, ma non questa l'ho mai cagata. Questa è rarissima. È Twitch vecchio. Che cos'è? Orribile. L'ho shoppata quando c'era la neve, che ho detto questa si mimetizza, non sapendo che sarebbero uscite un fottio di skin bianche. Vabbè. È vero, mi ricordo proprio. A me piace bella, quello nero. Bella, bella. Utile per la stagione 7, ma la è migliore l'originale. Cioè l'originale è proprio Octet the Raven, proprio di pura fibra italiana. Bella, mi piace. Vai, sì, lei non mi piace tanto. Nero. Lui. Chiaro. Mia skin preferita. Guardate che bello. Ma se la usi zoom, solo per bello, far vedere che sei della season 2, dai. Giuro, no, la usavo anche nella season 2. Cosa facevo vedere a quelli che giocavano con me che la usavo? Oh, tra l'altro, ridendo e scherzando, ma è una casualità, ma io ho la tua maglia in questo momento. La sto facendo hai vedere. La mia? Lei me l'ha regalata, è bellissima e ha un'emote bellissima che sembra bellissima. E io che volevo vendertela. Vabbè, dai, io la vendo questa. Ragazzi, link in descrizione se volete acquistare le skin super rare. È storia lui, cacchio.
con i fulmini, ma guarda che belli che... È Naruto, è più Naruto lui che l'altra. Che cosa ci fa primo della lista sto schifo solo perché inizia con la... C'è una parola giusta per definire il tuo armadietto. Costoso. Esatto, lo stavo per dire. La uso nel titolo del video.